Il coronavirus sta allontanando tante coppie che, costrette a vivere insieme per lunghi periodi, sono arrivate ai ferri corti. Tuttavia sta anche consolidando rapporti che invece con l'isolamento si fanno sempre più forti. Ed è questo che è il caso di Cecilia Rodriguez, la bella sorellina di Belén e il suo compagno, Ignazio Moser, figlio del noto sportivo. I due, da sempre molto legati a Milano, dove vivono, ora stanno rivoluzionando un po' la loro vita. La modella trentenne e il fidanzato ventisettenne, dopo aver già trascorso diverse settimane in un luogo più tranquillo e bucolico e molto meno mondano e affollato della città lombarda, sono concordi nell'affermare che, quando arriverà un figlio, entrambi sperano molto presto, dovrà trascorrere i suoi primi anni di vita in Trentino, nella tenuta della famiglia Moser. La mia vita con Ignazio è cambiata e stare qui nel suo mondo, con la sua famiglia, mi piace. Abbiamo fermato il tempo, spiega la sorella di Belén al settimanale. Mi mancava molto questo tipo di vita, aggiunge Nacho. Non rinnego la mia vita di città, ma mi piacerebbe conservare un equilibrio fra le due dimensioni. Ceciu non ha dubbi, non ho mai nascosto il desiderio di diventare mamma giovane, ma ho trovato la persona per la vita, non sono mai stata così certa di questo. E ancora, mi piacerebbe che mio figlio crescesse qui, in campagna, perché vedo come crescono felici i nipoti di Ignazio e come è felice Santiago quando è qui. Piacerebbe anche a me che nostro figlio crescesse qui i primi anni, perché c'è un contatto umano che serve a costruire le basi, le fa Eco Moser. E conclude, noi viviamo insieme, abbiamo una casa e un figlio è nei nostri desideri, svela ancora Cecilia. Sulle nozze Ignazio fa sapere, Cecilia e io stiamo insieme da quasi 3 anni, lei ha 30 anni e io ne ho 27, abbiamo una stabilità economica, stiamo bene e in questi giorni ancora meglio. Ovvio che il pensiero ci sia, non chiedetemi una data, ma è un progetto che stiamo maturando.